JT c'è veramente un'anima, si respira quella che è l'attenzione al dettaglio, alla manualità, all'artigianalità che forse in molte altre aziende si è un po' persa. Questa parte qui è molto bella. Montgomery sicuramente è stato forse il primo progetto che almeno nella mia testa nasceva da un dettaglio, questa idea dell'alamaro che caratterizzava i Montgomery, un po' un déjà vu degli anni 80-90, è stato diciamo il cardine, il fulcro del progetto. In questo caso è nata proprio l'idea di Montgomery, quindi da uno sketch che mi ha presentato Leo e mi dice questa può essere fatta solo da Giorgetti. Abbiamo un po' lavorato sull'estremizzazione del concetto di struttura portante, mettendo veramente alla prova tutto il team tecnico. Poi con questa evidenza sui dettagli che avevamo voluto enfatizzare, è bella. C'è da dire che quando si pensa a un design semplice, in realtà poi è molto più difficile da realizzare. Queste sezioni che hanno una loro eleganza data dalla semplicità, è poi lì che è proprio il diavolo che si nasconde nei dettagli, no? La poltrona e poltroncina Montgomery, che abbiamo sviluppato con lo studio Dainelli, sono ricche di dettagli estetici, ma soprattutto tecnici, a partire proprio dagli incastri che abbiamo messo a punto internamente. Ad ogni giunzione, ad esempio tra la gamba e il bracciolo, sono presenti questi incastri, questi quadratini di legno di un'essenza diversa rispetto alla struttura. Lo schienale è tenuto nella parte posteriore da un piccolo alamaro che si integra nella struttura e all'occorrenza si può staccare per renderlo sfoderabile. La seduta sembra essere quasi sospesa sulla struttura della sedia e infine il bracciolo è un po' l'elemento sorpresa della sedia della poltroncina perché è reso morbido per poter appoggiare comodamente il braccio. Tutte queste soluzioni tecniche rendono il prodotto anche utilizzabile in ambito contract. Poi ci sono queste invece tonalità che le troviamo molto contemporanee e che possono essere inserite anche in arredamenti piuttosto moderni e anche colorati. Si sta veramente bene. Edward, nonostante le forme che comunque sono partite da una citazione del passato, un tardo déco, poi in realtà abbiamo lavorato sulle raggiature, sulle curvature, sui rivestimenti in pelle, posizionati anche in verticale, sulle gambe. Tutti i dettagli anche, no? Dettagli che ovviamente in Giorgetti non mancano mai. Ci immaginavamo un po' una postazione dove c'era veramente Edward Mani di Forbici che sistemava tutto. Anche le misure aiutano perché sono delle misure contenute per cui possono essere inserite anche in un ingresso o in una zona di disimpegno, oppure anche come vanity, che io lo trovo anche molto bello perché in un ambiente può essere diciamo di aiuto ma anche di bellezza per quello che riguarda poi una donna che si vuole truccare. Io quando immagino a un cliente ipotetico Giorgetti mi immagino un viaggiatore che va in giro per il mondo per affari o anche per vacanza, che però quando torna a casa trova un ambiente caldo ovunque la casa sia, per cui senza tempo, senza moda, ma sempre uguale, sempre molto accogliente. La ricerca in questi anni ha portato veramente a dei prodotti sempre più performanti, sempre più vicini comunque a un concetto di durabilità, di resistenza, di tecnologia. Questo ha aiutato molto anche la parte ecosostenibile del progetto. Riguardo alla parte di ecosostenibilità trovo che sia veramente molto interessante che iniziamo a guardare questa parte perché è il mondo che ce lo chiede, no? È bello che ci proviamo noi e iniziamo a insegnarle quello che sono le generazioni future.